Una struttura rinnovata in grado di garantire servizi di fangoterapia, insufflazioni, terapie riabilitative. Ha riaperto ieri i battenti le Terme di Popoli, che sarà gestito dalla società Terme in Popoli fino al 6 febbraio 2032. La struttura resterà aperta dal 1 aprile al 30 settembre. Un segnale importante non solo per l'utenza, che dopo diverso tempo è tornata a beneficiare di prestazioni sanitarie collegate all'utilizzo dell'acqua termale, ma anche in termini di ricaduta turistica sull'intero comprensorio che gravita intorno a Popoli. Attraverso l'apertura delle Terme di Popoli, noi come Regione Abruzzo vogliamo rilanciare tutto ciò che è il tema termale, anche in un'ottica di sviluppo di un territorio. Si a Valle sorridono, 30 km più sulla questione ancora del tutto da decifrare. Stiamo parlando del complesso di Caramanico. Qui si attende la risoluzione della procedura fallimentare e i nuovi bandi per la concessione di acque e strutture che potrebbero essere pubblicati fra settembre e ottobre, con la riapertura che a questo punto in automatico slitta al prossimo anno. La situazione è stata ieri analizzata in un incontro pubblico in comune a cui hanno preso parte il sindaco Luigi Di Acetis, imprenditori e commercianti. Noi stiamo collaborando con la curatela per cercare di risolvere un problema che non è facilissimo sotto il profilo giuridico-amministrativo, ma vogliamo fare il massimo sforzo per risolverlo, per fare in modo che insieme alla vendita dell'immobile possa andare di pari passo e in sinergia la concessione delle acque, così da garantire anche una maggiore partecipazione, una maggiore attrattività degli investitori privati. Dal punto di vista sanitario, la Regione si dice pronta a riconoscere il nuovo accreditamento per il budget sanitario per permettere poi la convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ai fini del rimborso delle cure. La terapia attraverso le terme è fondamentale, tant'è vero che c'è una grande richiesta e quindi non bisogna vedere solo sull'indotto, ma è importante proprio da un punto di vista terapeutico.